Mega Man! Eri preoccupato per me? Lascia che ti presenti il sindaco della città, Amelia! Sono Amelia, molto piacere. Sono una vecchia amica del professore. Ero la sua assistente. Ai tempi dell'università. Com'è piccolo il mondo, A dire il vero, pare che i pirati siano diretti qui. Stavo giusto chiedendo al professore se lui ha idea del perché. Scommetto che sono alla ricerca del leggendario tesoro nascosto sull'isola. Girano molte voci sul tesoro, ma nessuno sa che cosa sia. Speravo che lei ne sapesse qualcosa, professore. Ho fatto lo scavatore per tutta la vita, ma non ho mai scoperto nulla su questo tesoro, a parte i miti e le leggende. Mega Man, voglio parlare ancora un po' con Amelia. Perché non vai a fare compagnia a Roll? E dille di non preoccuparsi, ok? Che succede? Che ti ho fatto di male? Thank you.
da guardare. Non sono mica un clown. Vattene via, vattene! Che hai da guardare? Non sono mica un clown. Vattene via, vattene! Thank you.
Che hai da guardare? Ma... Ehi, non lo sai che non si trattano così le ragazze? Forza, bello! Accuccia! Accuccia! Stai bene? Io... Fatti gli affari tuoi. Agli ordini, Miss Troll! Si parte! Mega Man! Dov'è il nonno? Sta parlando con il sindaco al municipio? Ma allora sta bene! A proposito, hai visto l'aeronave che è decollata poco fa? Non ne ho mai vista una così! Di chi sarà? Guarda, eccone un'altra! Cos'è stato? Si direbbe... Oh no! La città è sotto attacco! Il nonno è ancora dentro! Mega Man, io vado dal nonno! Roll! Ferma lì! Già, ferma! Di qui non si passa! Per favore, agente! Mio nonno è lì dentro e... Mm? Ehi, non puoi entrare! È pericoloso! Perché? I pirati ci stanno attaccando! Proprio come avevano detto! Pare che cerchino un tesoro nascosto. Comunque sia, dovete andarvene. Ora! Pirati! Hanno sigillato il gate. E sono armati. Non possiamo fare nulla. Forse io ho un'idea. Mega Man, vengo con te! No, è troppo pericoloso. Ci penso io. Ma...
Ok. Pensaci tu al nonno. Ma sei matto? Ehi, dove pensi di andare? Sei solo un ragazzino. Noi siamo i Bon! Siamo pirati! Non sottovalutarci, eh! Di qui non si passa! Vai via! Se ti lasciamo passare, finiremo nei guai! Mistron ci punirà! Non ti daremo mai la chiave! Prendiamolo! Inizia la missione! È troppo potente! Diamoci le gambe! Non ti daremo la chiave! Missione compiuta! Mistron! Ci dispiace tanto! Abbiamo perso! Oh, che avete combinato stavolta? Non posso togliervi gli occhi di dosso per un secondo, ma appena torniamo alla base ve la faccio pagare! Oh no!
E quello chi è? Un secondo, ma non è il ragazzo di poco fa? Ha eliminato i Bloomberg tutto da solo. Che strano. Ogni volta che penso a lui, sento le farfalle nello stomaco. Ah, ma che mi salta in mente? Io ho una missione da compiere. Quello lì ha rovinato tutto. Tutto! Come ha osato mettere i bastoni tra le ruote a me e ai miei piccoli? Me la pagherà cara! Ferdinand, pronto all'attacco! Oh! L'intera operazione rischia di andare a rotoli. Cosa? Ma tu non sei la ragazza che scappava da quel cane? Chiudi la bocca, non ho voglia di parlarne. Ti sei cacciato in un bel guaio, sai? Ah? Sarei anche carino, ma non sei molto intelligente. Non avresti dovuto metterti contro i Bon. Ma se accetti di diventare uno dei miei sottoposti, immagino che potrei anche perdonarti. Che te ne pare? Se lo fai, non dirò nulla al mio fratellone. Unirmi ai pirati? Non credo proprio! Oh, e va bene, peggio per te! Sai che mi frega! Ti ho dato una possibilità e tu l'hai sprecata! Non venire a piangere da me, poi! Sei andato! Finito! Caput! Aspetta e vedrai! Stai bene? Cioè... Niente male, sei più forte di quanto pensassi, lo devo ammettere. Mistron! Si sente bene? Presto, salga su! Arrivo! Non è finita qui! Non credere di aver vinto. Questa volta ti è andata bene, ma la prossima volta non sarai così fortunato. Andiamo via! Roger!
Pare che la misteriosa banda di pirati abbia intenzione di continuare ad attaccare la città senza interruzioni. Per chi si fosse collegato solo ora, ripeto, questo pomeriggio alle ore 14 il centro della città è stato attaccato da una banda di pirati sconosciuta. Per porre fine all'attacco esigono di ricevere le chiavi d'accesso per le rovine e i tunnel al di sotto della città, ma il sindaco rifiuta di cedere a questa richiesta e si è barricato nel municipio, attualmente sotto assedio da parte dei pirati. La polizia locale non può nulla contro il potere delle armi dei pirati. Ormai è solo questione di tempo prima che il municipio venga distrutto. I cittadini hanno perso qualsiasi speranza e... Gentili telespettatori, ho appena ricevuto un aggiornamento. Sembra che i robot e i veicoli che i pirati hanno usato per assediare il centro della città siano stati distrutti da un giovane vestito di blu. E pare che adesso quello stesso giovane si stia dirigendo verso il municipio. Ehi, eccolo lì! È lui! Guardate, è davvero solo! Riuscirà questo eroe solitario a proteggere il sindaco? Inizia la missione! Ultime notizie, gentili telespettatori, sembra che il municipio abbia preso fuoco! Il fuoco si sta propagando, riuscirà il nostro eroe a salvare il sindaco? No, il municipio sta crollando. Non possiamo fare altro che affidarci a questo eroe misterioso. Buona fortuna, ragazzo. Ehi ragazzo, i robot vengono trasportati da 3 macchine volanti. Elimina prima quelle se vuoi fermarli.
bene. Che diavolo sarà successo a Tronnebon? Questo dovrebbe essere già qui. No, non devo preoccuparmi. Li ho messi a capo dell'operazione e lascerò che se la sbrighino da soli. Eh? È vero! Sono quasi le 3! Tra poco inizia il mio programma preferito. Stavo per dimenticarmene. E ora passiamo alla cronaca. Il municipio della città è stato assediato da una misteriosa banda di pirati oggi pomeriggio, ma l'attacco è stato sventato da un altrettanto misterioso ragazzo, immortalato in queste riprese. Che cosa? Che diavolo è quel moccioso vestito di blu? Dunque Bon è stato sconfitto, ma che fine avrà fatto Tron? Questa non ci voleva, se falliamo rischiamo di perdere un mucchio di soldi! E va bene, sembra proprio che io, il grande Diesel Bon, dovrò prendere il comando. Dopotutto a che ci servono le chiavi? Ci serviranno un po' più di tempo, un po' più di soldi, ma che importa? Userò la macchina scavatrice definitiva, il Marwolf, e scaverò dritto fino alla sala del tesoro. Non lascerò che quel moccioso blu mi rovini la festa! Un momento. Bon sta sicuramente bene, ma dove sarà finita Tron? Missione compiuta? Mega Man! Mega Man! Mega Man! Come ti senti? Sto bene. Forza, andiamo dal nonno. Ok. Mega Man! Roll! Scusate se vi ho fatto preoccupare! State tranquilli! Sono sano come un pesce! Meno male! Ero così in pensiero! Avete impedito che i pirati mettessero le mani sulle chiavi delle rovine! Grazie! Amelia ha detto che ci darà una licenza per gli scavi come ricompensa! Ora possiamo cercare i pezzi per l'aeronave! Era davvero il minimo che potessi fare. Scusate! Sindaco, abbiamo un problema. I pirati stanno scavando nella foresta a nord. Cercano di raggiungere il tesoro. Direttamente, senza le chiavi. Quei pirati sono pieni di risorse! La loro determinazione mi lascia sbalordito! Chissà cosa accadrebbe se trovassero il tesoro. Ispettore, li arresti immediatamente! Sì, signora. Mega Man, aspetta! Vengo con te!
Guarda, Mega Man! Ho sistemato la macchina del junk shop. Prima non ho potuto aiutarti, ma ora puoi contare su di me. L'ispettore sta andando a catturare i pirati. Credi che se la caverà? Se usano le stesse armi di prima, l'ispettore è spacciato. E in più... Se nel frattempo i pirati troveranno il tesoro, lo ruberanno di certo. Vado a dargli una mano. Stai attento, Mega Man. Io rimarrò in macchina. Se trovi qualche pezzo interessante, portamelo. Lo sistemerò e lo aggiungerò al tuo equipaggiamento. Ok, a dopo.